tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo questa cosa che ho trovato dai cinesi. Questa è una salsa per fare il curry, cioè una salsa già fatta di curry, e in realtà dovrebbe essere al burro d'arachidi, cioè alle arachidi, insomma, perché qui c'è scritto peanut sauce. E quindi niente, lo proveremo a fare. Dietro c'è anche la ricetta, che però noi non seguiremo proprio per bene, perché qui dice di farla con la carne, comunque, o con cose del genere. Noi la facciamo invece con il tofu, quindi lo faremo con questo. Ho anche una zucchina, quindi faremo un curry vegetariano, e in più lo abbineremo con del riso cotto proprio direttamente, cioè anzi ce l'ho già cotto, lo scalderò semplicemente al microonde. Iniziamo subito con la preparazione. Iniziamo intanto aprendo il tofu. Questo l'ho preso al Lidl perché praticamente è dove costa di meno e non è nemmeno male. In realtà c'è anche quello con le erbette, però adesso per fare una cosa al curry mi sembrava più logico prendere questo qua che è al naturale. Allora, in realtà inizialmente questa ricetta doveva essere con cioè nel senso sempre con il tofu, però doveva essere con il curry al cocco, cioè con il latte di cocco. Quindi ho preso, sono andata dai cinesi per comprare il latte di cocco, sono tornata a casa con tutto tranne il latte di cocco. Diciamo che ho rimpiazzato quella ricetta con un'altra, più che ricetta, con una cosa fatta a caso. Intanto ho tagliato qui il tofu, sto tagliando il tofu a cubetti. Che c'è, Scon? Non c'è niente che ti piace oggi. Guarda, il tofu non ti piace. No, non ti piace, vero? Sembra interessato in realtà. Bene, ho un gatto che mangia il tofu. Ecco qua, il tofu è tagliato. Adesso rimane solo da vedere come sarà la consistenza di questa cosa, perché siccome sembra abbastanza massosa, io penso proprio che lo dovremo allungare con qualcosa. Allora, apriamo questa cosa. Ok. Beh, anzi, la consistenza è più liquida di quello che pensavo. Ah, ecco. Ok, l'odore è buono. Si sentono le arachidi, quindi se siete allergici, mi raccomando, non aprite questa roba. Adesso, quindi, questa diciamo che è la salsetta dove andremo ad aggiungere, quindi, mezzo litro di brodo. E per mezzo litro di brodo intendo mezzo litro di acqua con un pezzo di dado. Adesso questo qui praticamente lo faccio sciogliere qua nel fuoco e poi ci aggiungo il tofu, poi vi faccio vedere. Allora, insieme al tofu ci metto anche questa zucchina, la taglio lo stesso, più o meno sempre della stessa grandezza del tofu, e poi niente, metto tutto quanto insieme in quel curry che per adesso si sta ancora scaldando. Allora, siamo arrivati all'impiattamento. Intanto, come dicevo, mettiamo un po' di riso e poi mettiamo il curry pronto, che in realtà non è un curry, ho scoperto adesso, insomma, assaggiandolo, ma più che altro è proprio una salsa di noccioline, insomma, di arachidi. Ecco qua, nel mio adesso ci metterò qualche salsa piccante. Comunque, questo è il nostro pranzetto. Allora, siamo arrivati al momento assaggio. Allora, non è che noi siamo grandi mangiatori di tofu, questo è stato un azzardo. Proviamo. Non male. Proviamo un po' insieme anche un po' di riso. Devo dire che come sapore ci sta. Adesso io faccio un'aggiunta. Ecco qua. Ok, proviamo adesso con la salsa piccante, decisamente meglio. Il tofu, diciamo che così prende un po' di sapore, dato che solitamente, diciamo, non è proprio il cibo più saporito del mondo, quindi così non è male. Sinceramente pensavo che fosse più dolce, e invece devo dire che è ben bilanciato. Te cosa ne pensi là? Si sente tanto la salsa d'arachidi. Infatti non è che si sente tantissimo, cioè che è arachidi, però nel senso si sente che è una salsa di qualcosa, però è vero che non è che c'ha proprio questo sapore, infatti apposta forse con la salsa piccante, diciamo che è migliorato. Allora, diciamo che l'insieme non è male, ma non penso, insomma, che lo andrei a ricomprare. Penso che ci sono però altre cose della stessa marca, questa Mamacitas, l'ho vista dai cinesi, insomma ce n'erano varie, e quindi probabilmente ne prenderò altre da provare. Il voto? 6. Sì, anche per me è giusto un 6. Così, diciamo, proprio sei politico, dai. Perfetto, se vi è piaciuto questo video potete lasciarci un like, iscrivervi al canale, e in modo che così potrete vedere anche le prossime cose che proveremo. Alla prossima, ciao!